assaggiamo il nostro iced coffee. Allora, dall'odore sembra essere buono. Proviamo. Buono, buono, buono. Oggi siamo qua per fare appunto un recap della mia estate 2022. Faremo un attimo questa chiacchierata tra amici. Appunto andrò a raccontarvi un attimino com'è andata la mia estate. Vi racconterò un po' cosa ho fatto, perché ovviamente non vi ho mostrato tutto tramite vlog, eccetera. Ovviamente tante cose non ve le ho fatte vedere, non ve ne ho parlato. Direi subito di cominciare. Il primo giorno di vacanze estive ho fatto lo spettacolo di teatro, è stata una giornata veramente bellissima, stupenda, siamo stati in teatro tutto il giorno a provare, la sera appunto c'è stato lo spettacolo. Dopo una mia compagna di teatro aveva organizzato una festa a casa sua per il suo compleanno, comunque per rivederci tutti tra i ragazzi di teatro. Lei aveva invitato anche i suoi altri amici, quindi ho fatto nuove conoscenze così, e insomma sapete che a me piace sempre fare nuove amicizie così, quindi mi sono divertita veramente tantissimo, è stato molto molto bello. Questa festa qua sono risultata positiva, quindi ho fatto i miei 10 giorni di quarantena in casa. I primissimi giorni dell'estate li ho passati a casa in quarantena, ho guardato un po' dei film, queste cose qua, quindi devo dire che alla fine l'ho passata bene questa quarantena. Successivamente è arrivato Rambo, cane di alcuni miei amici che me lo portano quando sono in vacanza. In queste 2 settimane in cui c'era Rambo sono uscita un po' con i miei amici, tra l'altro penso di aver anche registrato un vlog. Poi sono partita per il mare. Al mare, ragazzi, quest'anno è stato veramente bellissimo. Ho incontrato una mia vecchia amica del mare e con lei, insomma, abbiamo conosciuto altre persone. Abbiamo conosciuto questi 3 ragazzi, se non sbaglio. E niente, insomma, abbiamo passato insieme un sacco di tempo, abbiamo fatto super amicizia, quindi niente, sono proprio rimasta molto felice da questa vacanza perché abbiamo conosciuto delle brave persone, abbiamo passato tanto tempo insieme, uscivamo la sera, così. Chi tocca? A voi. Chi tocca? Per me. Cosa? Non lo vedo. Cambio colore giallo. Uno. Toccava a noi. Ma era già giallo. Toccava a loro. Sai che toccava a noi. No, no, tocca a loro. Ma non l'hanno messa. Vai, prendo. L'ultimo mio giorno, che era al mare della mia amica, ci siamo trovate tipo alle 4 del mattino per vedere il sorgere del sole, è stato bellissimo. Cioè, c'eravamo noi alle 4 del mattino che non c'era nessuno per strada e eravamo mezzo addormentate perché non avevamo dormito. Cioè, noi eravamo tornate a casa tipo alle 2 di notte dall'uscita della sera prima, abbiamo dormito 2 ore e poi alle 4 ci siamo trovate, quindi è stato molto molto bello anche quella cosa lì. Poi appunto sono tornata dal mare, questo era diciamo fine luglio, diciamo che questo fine luglio inizio agosto è stato un po' il mio periodo shooting di quest'anno, diciamo così. Ho fatto uno shooting con Andrea Ravanetti sul lago di Garda. Lì tra l'altro ho conosciuto un ragazzo che si chiama Nico. Cioè, avete presente quella persona che incontrate? Non l'avete mai vista prima, ma parlate tipo 2 minuti e vi sembra già di conoscervi da tutta la vita. Ecco, Nico. Cioè, letteralmente abbiamo fatto amicizia subito, è una persona stupenda. E da lì comunque io e lui siamo usciti un paio di volte, abbiamo fatto anche un po' di video insieme, quindi così insomma mi sono trovata veramente molto molto bene con lui, è una brava persona. Ho fatto anche uno shooting per un piccolo brand qualche giorno dopo. Anche quello shooting lì è stata una bella esperienza perché mi hanno truccata così, cos'ha, mi è piaciuto veramente molto il make-up che mi hanno fatto, letteralmente mi sono innamorata, quindi... anche
un altro shooting, l'ultimo che ho fatto fino ad ora, che anche quello lì è stato per un piccolo brand. Per quello shooting lì mi ricordo di aver vloggato un pochino, quindi magari qua vi lascio il vlog che avevo fatto all'epoca. Ciao vlog, oggi pomeriggio vado ad uno shooting, per cui ho pensato un attimino di vloggarvi il tutto. Sarà uno shooting per un brand, quindi non mi devo portare cambi eccetera, siccome un brand di vestiti, l'outfit me lo creeranno loro. Lo shooting si terrà quindi all'Arco della Pace. Poi vabbè, faremo degli spostamenti eccetera, però insomma ci troviamo lì. Mi sono già preparata, direi di uscire subito di casa e raggiungere quindi il posto dove si faranno le foto. In queste giornate sono anche andata un paio di volte a Lecco e a Mandello. A Mandello sono andata a trovare la mia migliore amica che avevo nel periodo delle medie, insomma eravamo un sacco legate, è stato bellissimo rivederla. Poi invece sono andata anche a Lecco, appunto, sono andata a trovare la Valuz. Anche lei sicuramente chi mi segue da un po' sui social la conosce, perché noi uscivamo praticamente ogni giorno d'estate. Lei è la mia vecchia compagna delle medie. Noi comunque ci scrivevamo così, però non spessissimo, comunque non ci vedevamo tipo da un anno. E quando ci siamo riviste, ragazzi, è stato bellissimo, perché non so neanche come spiegarlo, ma letteralmente mi trovavo super super bene con lei. Non c'era nessun distacco, che magari dici, oddio, non vi vedete da un bel po' di tempo, magari non sai di cosa parlare. Invece no, è stato veramente molto molto bello, perché mi sentivo a super mio agio con lei, quindi è stato molto bello. Anche quella giornata lì l'ho vloggata, quindi vi lascio questo piccolo vlog, perché io a volte devo dirvi che vloggo un po' a caso, non so bene dove inserirò quei vloggini, però insomma mi piace vloggare, quindi questi vlog ve li inserisco in questo video, un po' recap. Che ore sono? 1:20. Vuoi dire il nostro programma, Valuz? Allora, ci mangeremo la nostra pizza perché, e le patatine. Ovviamente. Abbiamo molta fame. Con esatto. Questa bella vista lago. Questa è la vista. E bella vista lada.
E poi niente, penso che gossiperemo un pochino, andremo a fare un giretto. Esatto, tipo, questo è il programma. Buon pranzo!